Io lavoro, penso a te, torno a casa, penso a te, e telefono, e tanto penso a te. Come stai? Penso a te, dove andiamo? E penso a te, e sorrido, passo gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so. Stai pensando, è troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, si cercando, cercando. Scusa, tardi. Grazie. Che botta. Grazie. Bello, vedevo che le botta sto pezzo. Le persone che si trasformavano, prima appesi al crooner e poi scatenati. Scusa, ho un piccolo omaggio. Quella. Vabbè. E tu, per lei. Tu hai lavorato con lei. Ho lavorato studio con lei, dici. Ero in studio con Ghigo a preparare un disco. Dico, no, c'è Mina al telefono. Ho detto, ok, va bene, sì. Solito scherzo degli amici, no? Ciao, sono Mina, sono qui, ti chiamo da Lugano, devi sì. Venire a fare un pezzo con me in studio. Una specie di viaggio particolare, no? Tipo White Rabbit. Sì, quanti anni fa? E dico, aspetta, ma sei Mina veramente? Quanti anni fa? Era il tipo il 98. E ho detto, ok. Chiaro che vengo, certo, ma figurati, cosa vuoi fare? Un triple capriolo? Vedo se sono lì, sono lì. Cioè, il canto dei Boy Scout o qualsiasi cosa. Mi fa, no, facciamo un pezzo degli Sex Sister, tradotto in italiano, arrangiato da Massimiliano. E è venuto Massimiliano a Firenze, l'abbiamo provato un po', ho detto, ma la tonalità è giusta, perfetta. Lei non credo abbia. È un po' cavernicola, cioè è molto dark, un po' come ho fatto ora, infatti, sì. Come ho arrangiato e penso a te. Infatti è venuto fuori un pezzo super dark. Metti la testa zitta sotto al cielo, bella signora. Ho fatto una take, è entrata dentro la sala, bellissimo! Sali sul pianoforte, mi fa. Ma come sali sul pianoforte? Fare che? Ti devo fare una foto. Mi ha fotografato Mina. Il culo ed era contenta.
Beh, perfetto. Questa è Mina, signore. E chiuderei anche così. Questo è Mina. E chiuderei così. Piero Pelù. Grazie. Grazie. Complimenti a tutti. Bellissimo grazie, programma. Grazie. Ciao.